Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio con l'amico Francesco. Siamo qua nella baracchetta degli orologi, chiaramente che è la gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, che è parte ufficiale del canale e nonché il titolare che è il buon Ciao a Giacomo. tutti. E abbiamo un ospite speciale, Francesco Calamai. Perché abbiamo Grazie. Francesco qua? Come sapete, lui è il titolare di Orologi Calamai, perché è venuto a presentarci il GMT che ha realizzato in tiratura limitata esclusiva, proprio non è limitata, proprio esclusiva, per Esclusiva, dai. il corpo della Guardia di Finanza, un GMT. E qual è il concetto? È che questo GMT poi sarà anche in produzione diversamente, Diverso, però il concetto è che il leggermente. GMT di Orologi Calamai sarà quest'autunno. Esatto. Sarà in produzione e in vendita agli appassionati. Però intanto diamo un'occhiata a questo qua per la Guardia di Finanza e sentiamo da Francesco come è nata l'idea di creare questo GMT per la Guardia di Finanza, per i 250 anni? Allora, lo scorso anno, a luglio dello scorso anno, sono stato contattato dal Comando Generale della Guardia di Finanza perché quest'anno facevano i 250 anni. E mi hanno chiesto mi hanno proposto se gli posso fare un orologio. E da lì ho iniziato a parlarne, vedere, andare avanti e ho deciso di scrivere assieme a loro, ovviamente, un foglio bianco, partendo da un foglio bianco. Per cui ho deciso di fare un GMT. Dovevo fare un orologio che nel ricordo chiamiamola, del corpo della Guardia di Finanza, dei 250 anni, avesse una personalità legata alla Guardia di Finanza, al corpo della Guardia di Finanza, però altrettanto non si voleva, non io, assieme a loro ovviamente, fare qualcosa che sia troppo militareggiante, non fare quei classici orologi che danno soprattutto ai militari. Per cui lavorandoci picchia mena, siamo arrivati a questo modello qui, con tanti cambiamenti, ho detto un anno di lavoro, Un eh. anno di lavoro, ma intanto vogliamo dire una cosa Sì. che insomma, che solitamente quando qualcuno fa un orologio dedicato, no, o a un corpo, o a un ente, o qualsiasi cosa, salta fuori che è un orologio che è già in produzione con un quadrante No, differente. io ho scritto su un foglio Questo qua bianco è e stato forse è realizzato. anche uno dei motivi che hanno scelto me, perché mi sono reso disponibile non ad adattare un modello, ma facciamo un progetto totalmente nuovo. Anzi, vorrei sottolineare questa parte perché non è stato chiamato a fare le sue proposte solo Francesco con la sua azienda, ma sono state chiamate anche altre aziende di cui non facciamo nome, però ecco, la particolarità che sottolineiamo è che lui ha dato la possibilità di creare un orologio da zero, cioè una vera e propria collaborazione anche durante la fase di Molto realizzazione. molto stretta, Sì. molto molto stretta. Per esempio questo nero, per fare questo nero DLC, ora non mi ricordo di come sono, io sai, non sono molto bravo. Diamond Carbon. Bravo, quella cosa lì. Allora, però per farla sono andato a cercare una ditta in Valtrompia, che lavora, che fa il trattamento per le pistole Beretta utilizzate anche dal Corpo della Guardia di Finanza e gli ho fatto fare il nero non esterno della pistola, ma il trattamento e per cui il colore che c'è all'interno dove scarrucola, sai, il colpo, Sì. dove c'è, infatti ci sono delle fiammature, se uno si mette lì a guardarle c'è qualche fiammatura, perché è un trattamento diverso. Ma perché sono andato lì? Perché ho sempre detto, te lo sai, a parte la cassa fatta con le turbine dell'elicottero NH500 utilizzato da loro, però dovendoli ricordare questi 250 anni, per me anche queste sono piccole attenzioni che ti legano maggiormente. In fondo l'orologio ti deve ricordare qualcosa, ti deve dare Certo. un'emozione. L'emozione è fatta anche tante volte di tante componenti. Quindi questo trattamento qua che è anche, diciamo, indurente, sì. È indurente, sì. Va Mi ha a... dato dei problemi in costruzione. In quale senso? Perché in costruzione basta, siccome non è un trattamento estremamente fine, ma sono parecchi micron, su alcune casse ci abbiamo dovuto rilavorare sopra per ridurre lo spessore, se no non si riusciva a chiuderle a modino.
Ora, una sì, cosa che ho notato io sul poi visto anche libretto. le viti sono trattate, Sì, è vero. cioè viti trattate, corona trattata, cioè Però il risultato no, finito. non è solo perché molti orologi, diciamo, trattati, cioè il trattamento alla cassa non ce l'hai sul fondello. È Questo vero. è trattato tutto separatamente anche le viti, ma io ho scoperto che trattare una vita è più difficile di una cassa. Sicuramente. Sì, perché non sai dove prenderla. Cioè, devi fare un'attrezzatura per prendere e portarla alla macchina che fa il trattamento. È una lunetta in acciaio e poi è stata fatta in Svizzera questa, Sì, dicevo che sul l'inserto. libretto che ho avuto modo di guardare io, è interessante che tutti i fornitori che ho utilizzato Li ho sono gli scritti. iscritti. Io mi sono andato a Ammazza. vedere su Google dove sono, chi sono, Cadran, Sì. quelli. Beh, sai, secondo me quando si fa un orologio simile, per un, diciamo, da italiano, nel senso buono della parola, secondo me, che sia l'aeronautica, la Guardia di Finanza o la Marina, sono clienti particolari e da rispettare. Mi fa piacere, visto che sono orologi che non sono in commercio, tra virgolette, mi dispiace Giacomo che se non è in commercio, comunicare a chi vanno in mano che sono state le aziende che hanno collaborato per realizzare un oggetto simile. Io penso che i fornitori fanno parte del patrimonio dell'azienda e in un'operazione simile trovavo giusto comunicare anche che sono stati i vari fornitori. Quindi io ho notato che Aurum è quello che funde le pale. No, quella è la Microfound. Io li ho messi Ah, per ordine alfabetico per non ok. fare torto a nessuno, Quindi ovviamente. Microfound è quella che ti Mi funde le fanno pale. esatto, E Aurum è quella che quella mi invece fa ti le fa casse. le casse. Ok. Qua noi vediamo le caratteristiche che identificano questo orologio come riservato alla Guardia di Finanza. Quali sono? Il giallo e il Allora, verde. che sono i loro colori, e poi qui aspetta, ti giro le lancette, c'hai 250 anni alla Guardia di Finanza. E la sfera GMT gialla sarà anche in produzione oppure sarà di È colore un diverso? colore diverso, Colore qua diverso. colore di 250 anni. 250 anni del corpo della Guardia di Finanza, il giallo e il verde, e in quelli di Senti, produzione sono giallo e verde sarà un altro colore. un altro colore, sarà bianco e verde il mio. Ok, bianco Ti e verde. confesso che sono un po' titubante, ora mi stanno facendo le prove, se mettere anche sul mio, che ho una ghiera girevole biridirezionale sul mio, il bianco e il verde, oppure non mettere nessun colore. Ah, questo qua è la lunetta fissa. E Questa è una lunetta invece fissa. quella produzione avrà No, agevole? ghiera girevole, sì. Addirittura è un po' più già un po' più Biridirezionale. complicato farlo, Allora, io onestamente preferisco la lunetta fissa, personalmente, però il mercato richiede la ghiera girevole, per cui, insomma. sai perché qual è il pro della ghiera girevole? È il fatto che io in questo orologio qua sono obbligato per mettere il secondo fuso a estrarre la corona e Esatto. ruotare la lancetta. In uno con la ghiera girevole Posso posso anche ruotare accontentarmi di girare nella ghiera la girevole, sono lunetta d'accordo. e guardare la Quello riposizione. che ho cercato di fare, allora, fare un GMT, volevo fare un GMT che, seguiti, io faccio orologi sportivi, sono d'accordo, però purtroppo fare un GMT è difficile, perché alla fine fai sempre uno scuba con una terza lancetta, una quarta Sì, lancetta che ti dà il GMT. sì. E allora ho detto, non me la sentivo di continuare su quella strada lì, volevo un pochettino separare, a parte il disegno del quadrante. E infatti ho preferito fare una lancetta, la lancetta che guarda l'ora GMT, corta e scheletrata, che sarà anche sul Sì, ma mio. anche solitamente tante Che è un case pochettino, come posso dire, originale, è originale. originale. Diciamo che hai fatto un orologio, sei atterrato, perché i tuoi orologi solitamente che Esatto. derivano direttamente dall'aviazione, sicché hanno questi connotati ben precisi, Sì, sia il cronografo che tutte le versioni solo tempo che hai già fatto. Qui hai creato un orologio un pochino meno con i connotati dell'aviazione, un pochino più terrestre, un diciamo, pochino più chiamiamolo così. terrestre, un pochettino più indossabile in ogni momento, meno sportivo, dai. Tra l'altro anche il corpo della Guardia di Finanza, da cui poi ha preso spunto tutto l'orologio, è un corpo abbastanza articolato perché c'ha la parte Sì, operativa, c'ha la parte di ufficio, esatto. sicché ecco. C'è anche la marina, la parte navale, E infatti gli elicotteri vengono dalla parte aeronavale, cioè il mio primo contatto anni e anni fa che ho avuto con la Guardia di Finanza e con l'aeronavale incontrati in un'aviosuperficie durante una manifestazione. Infatti i primi orologi che ho fatto con la Guardia di Finanza erano per il servizio aeronavale,
Io ho fatto un crono con la loro volpe in oro. Comunque volevo dire che solitamente le case, quando fanno un GMT, appunto come dici tu, prendono il diver più famoso, toc, fatto il GMT. Giusto. Qua abbiamo fatto una cassa da zero, che è particolare. Da zero. Questo, questa protuberanza qua... Per riprendere un pochettino... Allora, se a me queste, il salvacorona, che è giusto, ci vuole anche bene... però tende a essere un pochettino, va a sbilanciare, si squilibra l'armonia. Allora, fatta questa ripresa un pochettino qua, che vedi che ha di dimensioni diverse, perché poi quando la guardi, se no fai macello, tende a rendere più omogenea un pochettino la cassa. Secondo me, visivamente migliora la cassa. Comunque c'è da dire che il family feeling, che è importante, c'è perché se noi guardiamo l'MC72, Allora, te pensa che l'MC72 è 39 mm come questo. Ah, qua 39, non l'avevamo ancora detto, 39. 39 mm. 39 mm. E chiaramente il calibro all'interno è SLIT. È il 330. SV230. Che è più fine del 200. Nella versione, sì, quello sì, perché deriva dal 300. Che, ma è nella versione top grade anche questo, no? No, questo non l'ho preso top grade, e ti sono sincero per quale motivo. Perché l'avevo una consegna troppo lunga e non riuscivo a rispettare i tempi di consegna. Quindi di questa è la versione operazione. Quale? Standard. È la standard. Ovviamente controllata sempre dal tecnico. Cioè il tecnico. Però guarda, io ho fatto un po' più di 100 orologi assemblati, ne ho avuti 5 che ho dovuto metterci le mani. 5 su? Su 130. 130, meno del 5%. Per cui insomma è andata benino. È andata bene. Ci ha dovuto mettere le mani, sai, vuol dire che la grande differenza, mi spiegava il mio tecnico, tra un top grade su questo qui e lo standard. Quando deve fare la regolazione, io ho capito bene, sulla massa oscillante, c'è un'altra cosa. Lo scappamento. Bilanciere. Sul bilanciere. Bilanciere. Dove sul top grade c'hai dei segni. Per cui lui per regolarlo ha già un punto di riferimento. Ok, questo non lo sapevo. Questi non ce li ha, per cui... Attentativi. Bravo. Cioè una dilatazione, un rischio del lavoro nella regolazione è completamente diversa. Cioè se una regolazione di un top grade, diciamo che me la passa quasi gratis, queste non me la passate gratis. Tra l'altro volevo sottolineare una frase che ha detto Davide prima, effettivamente negli ultimi anni abbiamo visto sempre i GMT, ovviamente di altri brand, derivati ovviamente dallo stesso modello, ma da un sub classico. Qui è fatto totalmente un altro orologio, vorrei sottolineare anche lo spessore, che diventa un orologio con una portabilità è veramente eccezionale. Tra l'altro non capisco perché gli altri debbano usare un diver per fare un GMT, che ha una funzione che poi alla fine non c'entra niente, no? Perché è più facile, più facile. Perché forse... Ce l'hai di già. È più vendibile, cioè i microbrand come primo pezzo escono tutti con un diver, quindi quando vogliono fare GMT ce l'hanno già. Le case importanti sanno che si vendono bene i diver e fanno la versione GMT diver. Sì. Ma l'abbiamo detto che la versione che sarà in produzione sarà in acciaio. In acciaio, non nera. No. La versione che sarà in produzione sarà in acciaio, avrà il bracciale. Sì, braccialato. Io esco braccialato. Uscirà braccialato, ovviamente hai optato sempre per un quadrante scuro. Uguale a questo. Ovviamente cambia ovviamente il colore della pasta luminosa all'interno, come cambia il colore della pasta luminosa all'interno, e diciamo il contorno delle lancette. Okay. Cioè, comunque c'è da dire che questo cinturino qua è di ottima fattura, ma made in Italy. Made in Italy, sì. Cioè, veramente... No, quello che posso fare in Italia continua, a parte che secondo me, insomma, gli italiani sono tante Deployan, o cinese ovviamente, la Deployan. Niente, sono andato anche a vedere la ditta che ti ha fatto, perché l'hai citata, no? Ho visto che fa anche tutt'altro di pelletteria, di arredamento. Altre cose da dire su questo simpatico orologio? Io cose da dire, ci ho sofferto tanto, ho avuto avventure. Per esempio gli inserti l'inserto della lunetta mi è stato perso, una spedizione, 69 persi, perché una signora della ditta che ha sdoganato, io non lo so perché, insomma si vede che quel giorno stava male o pensava ad altre cose, sono cose che possono succedere. Nella spedizione del corriere, che ho chiesto la presa col mio corriere, non gli ha messo lo sticker col codice a barre,
E ora te mi insegni che i corrieri, oggi come oggi, senza codice a barre... Non vanno da nessuna parte. No, no, sei finito. Allora sono preso, sono andato ad Origio, che è su vicino a Varese, in questo hub mega galattico, così. Ho parlato col capo magazziniere del Corriere, molto gentile, gentilissimo, ha messo lì a guardare tutto e compagnia. E poi cosa è venuto fuori? È venuto fuori che tutti questi pacchi, questi colli senza il codice a barre erano stati messi in un capannone, un mega capannone, e tutti ammontati lì. E hanno anche loro una cooperativa che però gli lavora solo dalle 5 di sera fino alle 2 di notte, che va in questo magazzino e va a ricercare tutti. Per cui sono andato a parlare anche con il capo della cooperativa. Alla fine, dopo 3 giorni, sono riuscito a far ritrovare il pacchetto. È andata bene. Sì, ma per dirti queste avventure, Vorrei farti io qualche domanda, ora non vorrei fare il diavoletto. Sì, allora, la cassa, ovviamente abbiamo spiegato, è questo trattamento direi eccezionale, perché se comunque sia viene fatto su una parte sensibile di un'arma, esatto, dove ovviamente c'è non solo grandi attriti ad alte velocità e tutto, ma soprattutto anche calore. Tanto calore. E, la chiusura, deployante. La deployante, che trattamento ha? Allo stesso trattamento della cassa? Esatto, ho dovuto per fare anche il trattamento. Io sono negativo personalmente alle deployance sui cinturini in pelle o in cordura, però la Guardia di Finanza la voleva e allora... Però ti devo dire, a livello proprio di risultato finale, allunga la vita del cinturino. D'accordissimo, d'accordissimo, perché è sempre regolato. E può non essere bella, forse può anche non essere comoda, perché comunque sia hai tutta una parte metallica che si andrà a appoggiare sul polso, comunque sia che creerà uno spessore ovviamente. No, io il deployant mi piace moltissimo, però se fai un orologio da sera, cioè un orologio elegante, lo trovo il deployant ci sta molto bene, per orologi sportivi... Se fossi io calamai per il calamai, un domani dovessi fare un cinturino come questo in cordura, metto una fibbia tradizionale. Però ovviamente là dove c'è ovviamente un prodotto che tra fatto parentesi mi costano di più perché le faccio in Italia, che queste qui. Sì, appunto, sicché sarà un cinturino che avrà un determinato costo anche in una fase di sostituzione. Sì. Tanti altri brand ovviamente usano materiali magari pregiati, coccodrilli, piuttosto che ovviamente... Avere una deployant che ti allunga di circa 8-9 mesi la vita del cinturino. Sono d'accordo. Se entriamo in una fascia. Pensiamo un po' anche ai nostri clienti a casa, cerchiamo di fargli risparmiare. Sì, magari ci comprano un orologio in più. No? C'è un'altra cosa di comodità, che è il fatto che una volta che è sganciata ti rimane al polso. Sì, sì, giusto. Evita che caschi per terra, magari si creino danni sull'orologio. Il trattamento del vetro, anche questo, guarda come riflette pochissimo. Ho utilizzato un nuovo, sempre dal solito fornitore, però un nuovo sistema di trattamento antiriflesso. Okay. Che secondo me mi dà... È svizzero anche quello? È svizzero. Sì. Hai un antiriflesso solo due. Interno o due? Esterno sotto e interno? Sopra. Sotto e sopra. Ok. Tutti i miei orologi. Perfetto. E ultima cosa... Il colore che si è andato a inserire sulla lunetta, raccontaci qualcosa, che sono curioso. Allora, quando è partito questo progetto, gli dovevo fare i colori loro. Sì. Allora, il giallo e il verde sono dei colori molto belli, però guarda che è difficile metterli su un orologio senza... è facile farlo diventare molto pacchiano. E non sapevo, perché se io iniziavo a metterti il giallo e il verde sui numeri, sul pinco, sul pallino... Non so come spiegarlo. Arlecchino. Capito? Non è il blu, non è il nero, non è altri colori che è più facile gestire. Diventava un giocattolo. E allora alla fine abbiamo trovato questa soluzione che gli è piaciuta, di mettere solo queste due righe. No, ma allora il risultato finale secondo me è eccezionale. Sì. Non è troppo invasivo, esatto. Il verde smorza molto il giallo, che è un colore molto più acceso. E l'unica cosa, io volevo proprio il dettaglio tecnico, come viene fatto. Senti, me lo fa questa ditta svizzera che mi fa i quadranti. Viene cotto? Allora, senti, io so che in Italia gli hanno fatto preparato le lunette con lo scasso. Loro, il quadrantista, ha fatto fare da un loro fornitore, che per me ha detto ha avuto un sacco di problemi, questo inserto, e poi loro l'hanno stampato all'interno. L'hanno stampato e poi penso laccato sopra.
Allora, questo inserto mi costa di più del quadrante. Mi immagino, ma infatti l'ho visto che ha una lavorazione particolare, sì, mi ha incuriosito. Questo inserto con laccato in questa maniera. Nella versione, diciamo, commerciale di questo orologio, cosa hai previsto? Hai previsto sempre l'inserto o lo andai a togliere? Siccome, per ben essere chiari, le ghiere girevoli me le fanno in Oriente. Okay. Bene. Per cui mi arrivano con lo scasso, il solito fornitore svizzero mi farà l'inserto da mettere la ghiera girevole. E senza togliere nulla all'Oriente, che lavora bene, per alcune aziende orientali lavorano bene, però sulla qualità di stampa e dei quadranti ancora gli svizzeri hanno una marcia, cioè hanno un sistema diverso, non te lo so spiegare, ecco. Alla fine si nota la differenza. L'impermeabilità di questo orologio quant'è? 5 atmosfere, tutti intostati a 5 atmosfere. Non ho fatto su questi la prova a 7 perché la cassa è un po' troppo fine, secondo me. Se dovevo fare testare, dichiarando sempre 5, ma testare 7, avrei dovuto aumentare un po' gli spessori. Ho capito. Ascolta, per quanto riguarda il bracciale, invece, avrai finali dritti o? No, avvolgenti ed a pieno. Ok. E c'è l'ultima domanda che si stanno facendo tutti gli appassionati di questo mondo. Quanto costerà? 2.400 euro. A 2.400 euro ricordiamo che è un GMT, che ovviamente è una meccanica più costosa, anche come realizzazione. Anche semplicemente aggiungendo la piccola sfera del GMT, poi si deve andare a rilavorare tutto sulle distanze tra vetro, quadrante, diventa tutta una nuova progettazione totalmente diversa. Ti dico un'altra cosa, per fare questo qui, questo GMT, preso il movimento sellita a 330, però con gli alberi più alti, perché sennò non passavano tutte le sfere con questi indici qui. Ah, ok. Vedi quanto sono spessi gli indici, i miei indici? Sì, ma questo qua sono... Quello no. Su questo qua sono meno, eh? No, perché... Quello su cui stiamo lavorando con Francesco, ovviamente, che mi ha già spoilerato qualche numero, di darvi la possibilità, ovviamente, di preordinare i modelli, perché Orologi Calamai è un micro brand indipendente, potrei dire artigianale, perché sì, lui va a lavorare su ogni piccolo dettaglio dell'orologio, addirittura su questo qui è partito dal foglio bianco, come abbiamo visto. Per il 2024, con un'uscita prevista circa verso ottobre, da ottobre fino alla fine del 2024 ci saranno solo 25 unità disponibili. Questi saranno i numeri preventivati da qui alla fine dell'anno. La mia produzione da qui alla fine dell'anno. Sicché, ecco, poi dopo ovviamente si aprirà una nuova produzione con il 2025, da stabilire ancora in che numerazione. Poi addirittura Francesco mi spiegava che sta vedendo se ovviamente fare una limitazione annua, che non sarà una vera e propria tiratura limitata, ma una produzione annua contingentata. In funzione delle mie possibilità di seguire tutto come vanno seguite, certo, le cose, anche perché, come si dice, tutti quanti facciamo gli scongiuri dovuti, però degli inconvenienti per strada possono succedere, e allora... Te, Francesco, ricordiamo, sei un uomo in pensione, perché hai praticamente finito il tuo lavoro a cui hai dedicato una vita, esatto, e ti sei dedicata a produzione orologica. Che è diventata un'attività impegnativa, con grande soddisfazione. L'altro giorno ti ho cancellato l'abbonamento al bocciodromo, tanto visto non ci vai mai, sicché te l'ho cancellato. Allora, no, a parte gli scherzi... Ora prova a giocare a briscole. Allora, a parte gli scherzi, a breve caricheremo l'orologio, ovviamente vedrete un rendering, sicché non sarà un'immagine definitiva del prodotto che sarà in consegna per ottobre, e avrete la possibilità, vi daremo la possibilità di fare un preordine, ovviamente con un piccolissimo acconto, e appena poi gli orologi saranno pronti. Mettitelo al polso. Perché questo sta bene al polso. Facciamo la prova a polso, ragazzi. Fai la prova a polso, perché al polso rendi in maniera diversa. Ora, io mi sto avvicinando agli orologi neri, ma non sono ancora i miei preferiti. Infatti, quando ci sarà quello d'acciaio, sarà sicuramente di... E va portato anche un po' stretto, secondo me. Bello, molto bello. Tanto poi quando esce quello in acciaio faccio la recensione, non me la fai fare, vero?
Con grande piacere. Quindi, lo vedrete poi nel dettaglio, però adesso è promosso. Tra parentesi, mi hanno, te, Davide e Piero, ci sarebbe, se volete fare un qualcosa di bello anche su Ponte Vecchio, mi hanno chiesto se lo volete fare. Sì, ovviamente. Sì, siamo basta toscani. Che, basta che c'è l'alcol, noi andiamo. Eh? Basta che c'è l'alcol. Sì, sì, a qualche dubbio, sai, cioè, a Firenze di grossi vinai ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Va bene, dai ragazzi, noi vi abbiamo mostrato l'orologio in tutta la sua beltà. Bravo, grazie, Francesco. Grazie, sono contento che vi sia piaciuto. Che vi sia piaciuto. Anche se non è la versione commerciale definitiva, ma è quella dedicata alla Guardia di Finanza. Abbiamo questo ha un valore ancora maggiore, perdonami. Certo. E te perché ce l'hai al polso? Perché è rovinato. Oh. Perché questo, cioè l'indice rovinato, che nell'assemblaggio si è rovinato. Allora gli ho detto, questo qui è rovinato, posso montarmelo per me? Mi hanno detto sì, me lo sono tenuto io. 131 gli Guardia di Finanza sono 100. Ah, 100. I 30 mi sono fatto 30 movimenti che ho già comprato in più, eccetera, eccetera. Più uno che l'ho buttato via così, buttato via, non è buttato via, me ne sono tenuto. Lo prendo io. Insomma, però è difettato grosso, faccio un po' di quadranti. Io ho detto 25 pezzi perché non so cosa succede. Uno anche del GMT Calamai me lo vorrei tenere anch'io. Sì. Pensa poco, te che dici? Comunque io... uno fai conto mio figlio e si arriva, capito? Ascolta Francesco, io penso che comunque sia una collaborazione con un ente statale della portata della Guardia di Finanza sia anche un grande valore aggiunto per il tuo marchio. So che tra l'altro non è neanche la prima collaborazione che fai, sicché se ci dai anche questi dettagli, perché comunque sia avvalora il marchio, avvalora il tuo lavoro e ci fa piacere, penso che faccia piacere anche alle persone a casa che già posseggono un tuo orologio e a tutti quelli che invece lo vorrebbero possedere. Questo l'ho detto io prima, li ho fatti per il servizio aeronavale, poi domani che mi hanno detto si fa anche questo, vuol dire che in tutto questo, uno che la prima fornitura è andata bene e due che in questo tempo mi sono ancora comportato bene, perché insomma le informazioni ce l'hanno. Certo. E non ce l'hanno loro. Però secondo me il motivo principale è che mi sono reso disponibile a fargli un orologio scritto a un foglio bianco bianco. Sì. Ricordiamo anche che ovviamente perché la seconda passione a cui è legato poi l'orologio è il mondo dell'aviazione da cui lui prende spunto, che tutti coloro che hanno un brevetto da pilota possono acquistare direttamente da Francesco l'orologio e l'aeronautica. L'orologio e l'aeronautica che si distingue da quelli in commercio. Pilota e piloti militari, devono essere militari. Devono essere militari e hanno l'aquilotto dorato. Devono avere l'aquila turrita. Con sopra l'aquila turrita gliela faccio fare in oro a 18 carati applicata e non stampata. Che per tutti coloro ovviamente non è un servizio che vi fa la gioielleria Pasquali di Viareggio. Da Francesco lo potete contattare tramite il suo sito ufficiale e ovviamente prendere accordi per l'orologio, poi mandando ovviamente il vostro brevetto e tutto. Va bene, ovviamente. Grazie infinite. Grazie a te Francesco, di essere venuto a trovarci qua, alla baracchetta degli orologi. Che poi Viareggio è sempre piacevole. Ho mangiato un ottimo fritto di speranza. Scusami, è un piacere. Beh, ragazzi, chiudiamo qua. Spero vi sia piaciuto il video, l'orologio e Francesco Calamai. E vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.